Ciao ragazzi, come state? Finalmente oggi mi è arrivato il pacchetto di Claire's. Guardate che carina che è la busta con questi emoji col cuoricino. Ho fatto un ordine piccolino qualche tempo fa e oggi mi è arrivato e lo apriamo insieme. Svuoto direttamente tutto. Eccolo qua. Ho buttato giù tutte le mie principesse qua a Disney. Dentro non vuole stare in piedi. Vabbè, allora vi faccio vedere un po' di cosine. Allora, c'erano diversi sconti. Semplicemente per questo che ho fatto l'acquisto, mi pare che fossero degli sconti tipo il 40%, non lo so, erano veramente ottimi prezzi, quindi ho detto va bene, approfittiamo. Allora, visto che mi piaceva l'idea delle blind box e delle blind bag, ho trovato questi due, sembrano tipo dei barattolini degli omogenizzati per bambini e sono quelli degli Shopkins e sembrano molto carine. Non ho idea di cosa ci sia dentro, ma anche la confezione mi piace molto. Quindi ne ho prese due, che poi faremo un video sullo scopriamo appunto l'apertura di queste. Poi ho preso appunto, come vi dicevo nello scorso video di Claire's, due Pucker Pops, che sono praticamente quelli che vi mostravo l'altra volta, questi balsami troppo carini che mi piacciono tantissimo. E sono appunto questi, sono una limited edition. Io nello scorso video avevo trovato Lola e adesso vediamo chi troverò su queste due. Poi ne ho preso anche uno che ho scelto io, guardate che carino che è. C'è questo cactus molto kawaii, bellissimo. Cioè, questi qua sono proprio belli. E questo dovrebbe, se non ricordo male, essere al gusto di sempre fragola, mi pare. Vediamo. Allora, è così. Con anche gli spillini, guardate. Troppo bello, apriamolo. Ecco qua, dovrebbe essere sì. Dal colore sembra fragola. Sì, ed è proprio fragola, no? E che buono. Ecco qua, rimettiamolo. No, sono troppo carini questi. Cioè, proprio, sono più che altro da collezione. È un peccato usarli. Bello. Quindi poi lo aggiungerò alla mia collezione. Poi guardate che forza che è questo. E un balsamo, un balsamo per le labbra a forma di bottiglia della Pepsi Diet. Apriamolo subito. Di questa serie ne hanno fatti veramente tanti, perché c'era la Coca-Cola, vediamo, c'è la Coca-Cola, la Pepsi, la Sprite. Adesso non so se per ogni confezione c'è il suo profumo, non ne ho idea. Tanto cerchiamo di capire come. Eccolo qua. Scusate che sento. Mamma mia, sembra di Pepsi. Che forza, bellissimo. Beh, anche questo non credo che lo utilizzerò perché. Cioè, guardate, è bellissima. Mettiamolo qua, intanto. Poi ho preso questo. Allora, in teoria servirebbe appunto per creare le trecce. Si mettono i capelli all'interno di questo attrezzo e dovrebbe essere più semplice appunto creare delle trecce un pochino più particolari. Vediamo all'interno com'è.
non vuole uscire. Ok, ecco qua. Praticamente si inseriscono i capelli all'interno di queste tipo spugnette e dovrebbe essere anche più semplice farsi, diciamo, le trecce da soli, quelle un attimino più particolari. Vedete, qua loro ne mostrano una classica, qua invece che parte da diciamo dal laterale della testa. Insomma, vi farò sapere se funziona, se vale la pena. È una cosa che non avevo mai visto, onestamente, quindi ho detto beh, proviamo. E poi la chicca, cioè una cosa che volevo veramente da tanto, ma siccome le cose di Claire's e di Pushin costano veramente tanto, come potevo non approfittare della promozione. Quindi ora apriamo. Tanto la scatola, cioè guardate che carina. 6 ragioni per considerare un gatto. No, per considerare avere un gatto. No, per considerare di essere forse un gatto, scusate. Allora, cibo gratis, affitto gratis, dormire a lungo e quanto si vuole, avere un look perfetto senza, non lo so, senza trattamenti, non lo so. To look like beans, no, questo non so cosa significa. E questo è il migliore, ragazzi, licenza di uccidere. No, io adoro Pushin, guardate, è troppo bellissimo, troppo, 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 troppo. Va bene, scusate, continuiamo, andiamo avanti, scusate il mio inglese, ma... Allora... Beh, l'imballaggio direi che è molto perfetto. Eccola qua, guardate che carina che è. È in porcellana. Così, visto che io bevo molte tè tisane. Guardate che bella! No, sono contentissima, bellissima, cioè... Diciamo, non potevo prenderla, c'erano tantissime altre cose di Pushin, però sì, volevo rimanere un po' bassa con i costi e quindi magari poi durante i saldi le sconteranno, quindi farò sicuramente un altro acquisto. E questi erano tutti gli acquisti che ho fatto da Claire's. Vi lascio giù nei commenti, nell'info box, il link, così se volete potete fare degli acquisti anche voi. E hanno davvero tante belle cose che costicchiano un pochettino, a dire il vero, però insomma se c'è qualche promozione vi conviene. Bene, per il resto è tutto. Farò un video dove scopriremo appunto, dove aprirò appunto queste blind bag, e questa è un box, non so neanche come definirla, però sono troppo carine, non ho idea di cosa ci sia dentro, costavano veramente pochissimo e vi dico, mi piaceva veramente tanto il contenitore, troppo carino. Bene, vi saluto, un grosso bacione, a presto, ciao ciao!